0-0 caro del Paternò ha mantenuto inalterata questa distanza di 6 punti, che sono tanti a 8 giornate alla fine. San Salvo 46, Pineto Angolana 45, Martinsicuro 41, Morodoro 39, Miglianico 35, Alba Adriatica Capistrello 34, Cuppello 31, San Buceto 29, Francavilla 27, Torrere Val di Sangro 24, Montorio 23, Acquasapone 22, Celano 18. Ero a vedere Angolana Celano, Angolana sotto subito nel primo tempo, dopo 20 minuti, con l'unico tiro in porta del Celano, un bel gol di sinistro nell'angolino alla sinistra del portiere Angolano. Poi Angolana che ha dall'inizio alla fine tenuto il Celano schiacciato nella propria metà campo, quasi anzi nella propria area di rigore. Prima al 40esimo pareggia l'Ali con un ottimo tiro di collo pieno sotto l'incrocio alla destra del portiere Fanti, ex angolano, è applaudito dai tifosi di Città Sant'Angelo. E poi il 2-1 di Petre prima della fine del primo tempo. Secondo tempo ancora Petre 3-1, poi Bordoni e Farendolini da poco subentrato hanno sancito il risultato su 5-1. L'angolana che ha schiacciato il Celano per 90 minuti, l'angolana che sta dimostrando una grande forza, l'angolana che è in corsa per i playoff. E a pari quarto posto, a pari al Pineto, un punto dietro San Salvo che è terzo, e si vogliono giocare i playoff. E chiaramente sarà una lotta da qua alla fine, anche perché il Paternò ha 9 punti davanti, e che al secondo posto, è chiaro, un bira a agganciare il secondo posto è quasi impossibile, però si cerca di acconciare in modo di poter sfruttare questi playoff e poi giocarsela fino alla fine della stagione. Davanti, come detto, la Vastese, questi 6 punti di vantaggio, dietro perdono l'Acquasapone, fa un altro punticino a Corcia, comunque è penultimo ma a meno 2 punti dal Torrese Val di Sangro, a meno 1 punto dal Montorio. Anche il Francavilla non è fuori pericolo perché ha 27 punti più 5 dell'Acquasapone, dunque da qui alla fine sarà una bellissima corsa anche nel fondo classifica. Celano che sprofonda sempre più ultimo posto, 18 punti, grande calo nel girone di ritorno. Da quello che so la situazione anche societaria è abbastanza complicata. Vedremo da qui alla fine. Diamo legge alla classifica dei marcatori. Comanda Marinelli e del San Salvo, mi ci chiede il Paterno, 14 con la testa, 13 gol di Aboni, 12 della Vastese, 12 Tarquini della Vastese e Lepre del Capistrello. Poi abbiamo dall'Angolana Lalli con 10 gol e Pete con 8 gol. Vediamo se c'è qualche altro giocatore dell'Angolana classifica. La Selva ha fatto 6 gol. Dragani 7, diciamo che gli attaccanti angolani sono molto prolifici. Andiamo a vedere se riusciamo, se no, se riesco. Sicuramente riuscirò a leggervi le partite della 27ª giornata. Prossimo turno: Acquasapone San Salvo, Capistrello Francavilla, Cuppello San Buceto, Martinsicuro Renato Cura Angolana, Montorio Celano, Paterno Morodoro, Pineto Val di Sangro, Torrese Miglianico e Vastese Alba Adriatica. La Vastese ospita l'Alba Adriatica che ha 34 punti, squadra che comunque può stare tranquilla, mentre il Paterno ospita il Morodoio che di punti ne ha 39, dunque l'incontro è più difficile per il Paterno, Morodoro che è settimo in classifica. Per quanto riguarda la zona playoff abbiamo San Salvo e il Pineto, San Salvo che va in casa dell'Acquasapone, penultima in classifica, il Pineto che ospita la Val di Sangro che è quart'ultima in classifica con 24 punti. Angolana invece che va difficile tra il Martinsicuro, sesta squadra in classifica, 41 punti, 4 punti dietro l'Angolana, trasferta importantissima per il club nerazzurro, che dovrà per forza cercare di tornare con un risultato positivo, se non proprio con una vittoria, per mantenere alterate le speranze di agganciare i playoff. Questa è la situazione per quanto riguarda il girone F, cioè scusate, il girone abruzzese dell'Eccellenza. Ripasso la linea a Francesco che ringrazio e ci rendiamo la prossima settimana. Tocca adesso a parlare di Molise, ce la racconta l'uomo di Roma, Adriano Fiolini, che si occupa anche di questo campionato, oltre che di quello laziale, che segue direttamente appunto dalla redazione romana di tuttocampo.it. Un saluto da Adriano Fiorini ed eccoci all'Eccellenza del Molise. I risultati.
Casalnuovo Monterotaro, Olimpia Riccia 6-1, Cliternina Comprensorio Vairano 2-1, fuori casa il Gioventù Calcio d'Auna batte il Macchia per 2-1, Pietra Montecorvino Campobasso 1-0, fuori casa il Venafro batte il Real Montenero per 1-0, in trasferta il Trepini Matese batte il Rocca Ravindola per 2-0, Sesto Campano Vasto Girardi 2-0, a Termoli la Polisportiva Gambatesa batte il Termoli 3-1, riposava l'Allife. La classifica dopo 25 giornate vede in testa il Trepini Matese con 55 punti, seguito dal Gioventù Calcio d'Auna con 53, Venafro 51, Sesto Campano 48, Vasto Girardi 44, Allife 39 punti, a 31 punti Macchia e Rocca Ravindola, a 30 punti la Polisportiva Gambatese del Termoli, Olimpia Riccia 26 punti, Pietra Montecorvino 25, a 22 punti Comprensorio Vairano e Campobasso, Real Montenero 19, Cliternina 17 ed ultimo il Casalnuovo Monterotaro con 13 punti. Trepini Matese sempre in testa alla classifica grazie alla vittoria di questa settimana, 2-0 fuori casa contro il Rocca Ravindola di Rega e Napoletano, le reti della vittoria numero 17. Non perde colpi neanche il Gioventù Calcio d'Auna, che in trasferta si impone per 2-1 sul campo del Macchia. La vittoria consente al Dauna di occupare la seconda piazza in campionato a soli 2 punti dalla capolista. Quarta vittoria di fila per il Venafro, che fuori casa contro il Real Montenero, sia pure con il minimo scarto 1-0, porta a 51 punti il suo bottino in questa stagione. Il Sesto Campano invece batte all'Inglese 2-0, in casa il Vasto Girardi, che patisce la terza sconfitta consecutiva. La formazione allenata da Berardi ha perso 4 posizioni in sole 6 giornate, è necessario che la squadra si chieda ed individui il perché. La Polisportiva Gambatesa coglie l'ottava vittoria stagionale in trasferta contro il Termoli, dove chiude la gara a proprio vantaggio con lo score di 3-1. Va tutto storto in questo fine settimana all'Olimpia Riccia, che in trasferta sul campo dell'ultima in classifica, il Casalnuovo Monterotaro, è surclassata con il punteggio di 6-1, mentre il Pietra Montecorvino sul proprio terreno di gioco batte per 1-0 il Campobasso e rilancia le proprie speranze di salvezza. La Cliternina infine sempre alle prese con la sua classifica fortemente deficitaria, la squadra occupa attualmente la penultima posizione in classifica, conquista 3 preziosissimi punti in casa contro il Comprensorio Vairano, anche quest'ultimo invischiato nella zona play-out per 2-1. Rivedremo le squadre dell'eccellenza molisana in campo già domenica prossima 28 febbraio per la 26ª giornata con questo programma: Allife Casalnuovo Monterotaro, Campobasso Real Montenero, Comprensorio Vairano Pietra Montecorvino, Gioventù Calcio d'Auna Rocca Ravindola, Olimpia Riccia Sesto Campano, Polisportiva Gambatesa Cliternina, Vasto Girardi Termoli, Venafro Macchia. Riposerà la capolista Trepini Matese. Per questa settimana e per l'eccellenza molisana è tutto. Adriano Fiorini vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ringraziamo Adriano Fiorini, che ritroveremo appunto più tardi con Lazio. Adesso, sempre con l'aiuto dello spirito di Guido Meda che ci pervade, annunciamo il prossimo servizio. La Puglia c'è! Ecco che arriva, eh. Un saluto a tutti gli sportivi da Dito Romano, c'era, ma era un po' di ritardo, in tutto campo per la nona giornata del girone di ritorno dell'eccellenza pugliese. Giornata funestata dal vile attacco da parte di alcuni facinorosi pseudo tifosi del Bitonto al pullman del Novoli, con lancio di pietre e bombe carta che hanno danneggiato il vetro anteriore dello stesso. Subito comunque è arrivata la ferma presa di posizione dell'US Bitonto, che condanna fermamente il vile attacco. Sull'episodio sono già 5 le persone denunciate dalla polizia. Torniamo alla cronaca sportiva della giornata. Il Grovina, nonostante il pari in quel di Trani, aumenta a 6 i punti di vantaggio sulla seconda di classifica, che ora è l'Altamura, che scavalca il Casalano battuto in trasferta da Barletta. Nella zona calda della classifica si registra il ritorno alla vittoria dei Gottaglie, che mancava dall'ultima giornata di andata, battendo in trasferta il Castellaneta, sempre più in crisi, e si riaprono le speranze di agganciare la zona play-out per la formazione guidata dal mister Passariello. Passiamo ora al quadro completo dei risultati. Atletico Mola batte Mesagne Calcio 2-0 con reti di Fraschini e Salvi. Atletico Vieste batte Molfetta 1-0 con reti di Gallo. Barletta batte Casarano 1-0, gol di Monopoli. Bitonto batte Novoli 3-0 con doppietta di Tedesco e Terrone. Ellas Taranto batte sul destro Corotondo 1-0, gol di Sanna. Altamura batte Otranto 2-1 con reti di Del Core e Curci per l'Otranto Corrias. Unione Calcio Bisceglie e Leverano Calcio 0-0, Vigoltrani Gravina 0-0, Castellaneta Ars e Labro Grottaglie 0-2,
per il battaglie Ranieri e Malagnino. Passiamo ora alla classifica della giornata. Al comando troviamo il Grevina con 56 punti, segue l'Altamura con 51, Casarano e Barletta con 50, Atletico Vieste 48, Vigo Trani 39, Atletico Mola 36, Novoli 34, Unione Calcio Biceglie e Leverano 33, Bitonto 32, Molfetta 32, Otranto e Mesagne 30, Sudestro Crotondo 29, Elas Taranto 27, Castellaneta 19, Arse Labro Gottaglie 16. Cambio al vertice della classifica dei marcatori con Tedesco del Bitonto che si porta a 15 reti, seguono Di Rito del Casarano e Rana del Grevina con 14 e Gennari del Leverano con 13 reti. Con questo è tutto, alla prossima settimana da Dino Romano dalla redazione pugliese di Tutto Campo. www.tuttocampo.it, il portale di riferimento del calcio dilettantistico italiano. Tuttocampo.it mette a disposizione di tifosi dati, informazioni e statistiche di ogni tipo su squadre di calcio, giocatori, campionati, calciomercato, marcatori, risultati, classifiche, calendari e notizie dal mondo sportivo. Tutto questo per ogni categoria del calcio dilettante, Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. Su tuttocampo.it parliamo anche di campionati giovanili, femminili, calcio a 5 e a 7. Tuttocampo.it, il portale del calcio dilettante a 360 gradi. Toccherà ancora tra breve ad Adriano Fiorini raccontarci l'Eccellenza Lazio, gironi A e B. Ricordiamo la trasmissione che andrà in onda domani, dedicata invece ai 9 gironi della Serie D, che sarà appunto il nostro Adriano a condurre da studio per presentarci tutto quel che accade nel massimo campionato dilettantistico italiano. Qui però siamo in Eccellenza e quindi adesso è il turno del torneo laziale che andiamo immediatamente ad ascoltare. Un saluto da Adriano Fiorini dalla sede di Roma di tuttocampo.it e bentornati al campionato laziale dell'Eccellenza. Ecco i risultati della settima giornata di ritorno del girone A. Atletico Vescovio Monterotondo 1-0, Boreale Fontenuova 2-0, Civitavecchia Procalcio Tor Sapienza 2-0, Crecas Città di Palombara Almas Roma 2-0, Fregene La Sabina 2-1, Grifone Monteverde Vigor Acqua Pendente 2-1, Montecelio Tolfa 1-1, Montefiascone Sporting Città di Fiumicino 3-1, Nuova Monterosi La Dispoli 2-1. In testa alla classifica la Nuova Monterosi con 55 punti, il Crecas Città di Palombara segue con 43, Sporting Città di Fiumicino 41, Tolfa 40, la Dispoli 38, a 37 punti Boreale, Vigor Acqua Pendente e Civitavecchia, la Procalcio Tor Sapienza con 36 punti, Atletico Vescovio Almas Roma 31, la Sabina 30, a 26 punti Monterotondo, Grifone Monteverde, Fregene e Montefiascone, Montecelio 24 punti, Fontenuova 19, ultimo in classifica. 17esima vittoria stagionale e ben 12 punti di vantaggio dalla seconda in classifica. La Nuova Monterosi è sempre più vicina alla Serie D. Battuto in questo fine settimana in casa il Ladispoli, da questa gara affidato a mister Zannini. Pippi e Dau portano avanti i padroni di casa, inutile la rete di Toscano, arrivata a 10 dal termine per gli ospiti, fermi in quinta posizione in classifica. Il Crecas Città di Palombara torna alla vittoria sfruttando l'incontro casalingo, nel quale si libera dell'ostacolo Almas Roma con le reti di Pascu e Rustic realizzate nei 20 minuti finali della gara. Complici gli altri risultati di giornata, ora la compagine diretta da Baiocco sale in seconda posizione a danno dello Sporting Città di Fiumicino, che a Montefiascone subisce la settima sconfitta della stagione. Faina e D'Alessio determinano il vantaggio del 2-0 del Montefiascone, Di Fiandra accorcia lo svantaggio al dodicesimo della ripresa su calcio di rigore, poi saltano i nervi a Pompei e Sevieri, rosso per entrambi e gli ospiti rimangono in 9. A 2 minuti dal termine la rete di Ciobano chiude il match sul 3-1. È solo 1-1 tra il Montecelio e il Tolfa. Al gol di Mirko Bentivoglio risponde quello dei locali di Cardella, mentre le reti di Di Gennaro e Pascucci regalano la vittoria alla Boreale in casa contro il Fontenuova, le cui speranze di uscire dalla zona retrocessione diretta si affievoliscono ulteriormente.
Continua la propria marcia per la salvezza del Grifone Monteverde, che in casa batte per 2-1 la pur quotata Vigor Acquapendente. Serafini in gol per gli ospiti prima che le reti di Catania e Staffi ribaltino la situazione. Con le segnature di Cerroni e Laurato, il Civitavecchia in casa ha la meglio sulla Procalcio Tor Sapienza, che dunque si ferma a quota 7 vittorie consecutive ed a 36 punti in classifica. Interessanti, tutto sommato, gli scenari che potrebbero aprirsi da qui alla fine della stagione per entrambe le formazioni. Nulla appare proibito. All'Atletico Vescovio basta il penalty realizzato al 15° della ripresa da Rosati per guadagnare i 3 punti nell'incontro interno contro il Monterotondo, mentre il Fregene, con i gol di Chierico e Panella, supera il La Sabina, al quale non basta la prodezza personale di Fazzi.